E ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, siamo sempre qui su Professional Farm 2014. Stavo guardando un attimino le nostre mucche con Gwendalina. E niente ragazzi, cosa dobbiamo fare? A che punto siamo arrivati? È interessante, vedete, questi sono i nostri tre campi. Abbiamo praticamente comprato uno che è veramente mostruosamente grande. E adesso ci tocca praticamente fertilizzare questi campi. Perché l'abbiamo, ricordo, abbiamo coltivato tutto con dei piselli. Quindi dobbiamo un attimino fertilizzare per rafforzare quello che sono le nostre piante. Andiamo a vedere un attimino come sono messi, ma ci passiamo qui, oh mamma. bene. Ed ecco qui, guardate che meraviglia, che cosa meravigliosa ragazzi. Campi, i nostri piselli sono belli verdi. Dobbiamo adesso insomma fertilizzare tutto questo campo e vediamo un attimino come funziona qui. Ah, ecco, vedete, praticamente stiamo fertilizzando. Cambia colore, diventa più dei pallini bianchi, tipo bianco, ecco, rimane quindi appoggiato, diciamo così, sulle foglie questo fertilizzante che ci darà, insomma, la possibilità di rendere le nostre piante più forti. Quindi sembra anche abbastanza veloce la fertilizzazione, perché insomma lo vedo abbastanza veloce perché ricopre una buona percentuale del campo, quindi direi dovrebbe essere abbastanza buona questa cosa. Quindi vediamo un attimino, abbiamo quasi finito il primo campo, è quasi fatto ragazzi. Beh, coltivare piselli l'abbiamo scelto perché dovremmo guadagnare un bel po', almeno questa è la speranza, insomma. Quindi passiamo subito a quest'altro campo che possiamo tranquillamente fertilizzare. Eccolo qua, quindi come vedete è il mio fantastico trattore verde. Vedete dietro la scia che lascia in bianco il fertilizzante, quindi sappiamo che la nostra percentuale di campo la stiamo facendo alla grande, quindi. Ed eccoci qui ancora ragazzi. Passiamo adesso all'ultimo campo. Abbiamo fertilizzato il secondo campo e dobbiamo passare a fertilizzare il nostro super mega extra large campo di piselli. Guardate qui, iniziamo subito. È una cosa mostruosa questo campo, io vorrei vi rendeste conto. È una cosa allucinante, è enorme, va bene. Ci vuole veramente molto poco, ero abituato con tutti gli altri attrezzi a, diciamo, a perdere tanto tempo nelle varie fasi, che sono, ricordo, l'aratura, cioè l'arare il campo, poi prepararlo per la coltivazione, il coltivare, poi il seminare, poi il fertilizzare e poi c'è la raccolta. E se è grano, insomma, io penso che il pisello sarà, lo raccoglieremo soltanto, insomma, lo depositeremo nel camion, insomma, lo andremo a vendere. Ma mentre il grano, cioè, la figata è che poi una parte del grano lo raccoglie, la parte che rimane sul terreno lo puoi imballare e comunque andare a vendere. Anche se la genialata è che il campo, diciamo, scusate, il negozio di vendita praticamente e dall'altra parte della città, quindi ci si mette veramente un bel po' ad arrivarci. Questo gioco mi sta piacendo molto perché è rilassante e divertente, anche se secondo me avrebbero dovuto metterci tante altre cose, come diversificare le piantagioni, perché è sempre lo stesso il fatto di piantare e raccogliere, ma magari mettere delle patate che ha un processo diverso, mettere barbabietole da zucchero, non lo so, dare più spazio a quello che sono le mucche e le galline, perché sono adesso completamente autonome, cioè le compri e si sono autosufficienti. Invece sarebbe stato carino che tu magari anche i maiali gli porti il fieno, che ne so, raccogli le uova e le vai a vendere, più una cosa diciamo più simulativa. Ma secondo me verrà, magari ho visto sul sito che ci stanno lavorando, sperando che non rilasciano un DLC ma che sia una semplice
un DLC, scusate, a pagamento, ma che sia una semplice un semplice aggiornamento di questo, perché secondo me questo gioco è molto bello, ma non è assolutamente completo. Secondo me è poco più di una beta, anche se la grafica è molto bella, però secondo me c'è tanto da fare. Che cosa comporta questo? Lo scopo del gioco è proprio quello di ingrandire il proprio territorio, la propria fattoria, comprando ovviamente dei campi, campi a volontà. Come vedete qui ce ne sono tanti. Adesso passiamo il turno, andiamo un altro turno, così vediamo crescere le nostre coltivazioni. Abbiamo fertilizzato, quindi... Guardate che meraviglia, eh? Che bello, tutto verde, pisello, manca farlo apposta. È una cosa meravigliosa qui, ragazzi. E secondo me dovrebbe fruttarci un po' di denaro, anche perché adesso siamo proprio... abbiamo pochi soldi, quindi dobbiamo un attimino cercare di fare più soldi possibili. Perché? Perché c'è bisogno di manutenzione. Allora, il fertilizzante bisogna comprarlo, i semi di grano e di pisello bisogna comprarli, quindi c'è bisogno di soldi. Magari comprare anche altri attrezzi, attrezzi importanti che ti permettono di coprire terreni più grandi. Ed eccoci qui ancora. Allora, visto che ci siamo quasi, ragazzi, allora prendiamo un attimino il nostro rimorchio. Ecco, al primo colpo non ci riusciamo mai. Però il rimorchio ci servirà praticamente per mettere tutto quei piselli che raccogliamo, insomma. Quindi ecco, sono riuscito ad agganciarlo, ringraziando il cielo, perché c'è questa tettoia che rompe proprio i coglioni in una maniera incredibile. Portiamo sul, andiamo a vedere sul campo, quindi dobbiamo posizionare anche bene, diciamo, questo che è il nostro rimorchio, perché così dopo con la mietitrice possiamo avvicinarci e scaricare tutto quello che sono, tutto il nostro raccolto. Andiamo un attimino, quindi che forse probabilmente qui va abbastanza bene. Usiamo il menu dei veicoli, così ci praticamente possiamo teletrasportare, perché tutti i contadini, voi non lo sapete, ma hanno il potere di teletrasportarsi come Star Trek, no? Spock, mi faccia risalire, e tu ti teletrasporti. Infatti tutti i contadini di livello 2 come me possono teletrasportarsi da un mezzo all'altro senza camminare. Ed ecco qui, questa è la nostra fantastica mietitrice. Praticamente avrei intenzione di comprare davanti il mietitore più grande, che ricopre più pezzo di terreno. Ma io sinceramente ho un dubbio, ragazzi. Ma io voglio provare a mietere questo grano, ma a questi piselli. Ma secondo me non è che dobbiamo aspettare un'altra stagione e lo si prende quando sono secchi. Io non lo so, proviamo, vediamo se ci dice qualcosa, perché magari... Eh no, infatti, vedete, non possiamo, stiamo rovinando il campo. Quindi dobbiamo aspettare, far passare un altro po' di tempo, insomma. Questo lo possiamo fare sempre dal nostro menu, perché altrimenti, ecco, passiamo in round, vediamo. Quindi continuiamo a pagare la banca, le mucche ci fruttano qualcosa, le galline qualcosa. Ecco qui, è diventato tutto giallo. Bene, e adesso secondo me riusciamo a... finalmente a raccogliere, perché aia, mi sono incastrato in un albero. Manovra bestiale, meno male non l'abbiamo abbattuto, ma non sarebbe caduto neanche secondo me con del C4, perché su questo punto di vista qua è molto statico. Quindi ragazzi, mettiamoci bene in posizione, vediamo, iniziamo a raccogliere. E quindi benissimo, direi veramente veramente bene. Stiamo raccogliendo, quindi andiamo avanti. Molto bene, molto bene. Stiamo raccogliendo e ci frutterà un bel po' di cose, quindi eccolo, ci siamo. Bene ragazzi, io direi quasi di sentirci tra un pochino, perché comunque
ci vorrà un po', un bel po', diciamo, per prendere il tutto. Ci vediamo fra poco magari, eh. Che bello lavorare. Ed eccoci qui ancora una volta. Abbiamo quasi finito il campo, quindi direi adesso finito di raccogliere tutta questa roba, la scaricheremo nel nostro, come dire, carro qui, nel nostro trattore predisposto ai trasporti. Quindi vediamo un attimino, è una cosa difficile, ma mi sa così non va bene, butto tutto fuori. Bisogna stare attenti perché dopo tutto questo casino poi magari sbagli manovra e butti tutto per terra, ed è un peccato, tutto il frutto del nostro lavoro. Quindi voglio dire, bisogna veramente stare attenti. Quindi ok, ci siamo quasi. Tasto B e via, scarichiamo ragazzi, scarichiamo a palla tutto quello che abbiamo raccolto. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok, io direi subito di passare a quest'altro campo. Ne abbiamo, questo è il secondo campo, poi ne abbiamo ancora un altro da fare, ed è quello lì che un po' mi preoccupa perché è una cosa incredibilmente grande. Va bene ragazzi, inizio a fare quest'altro campo, ci vediamo tra un pochino. E ragazzi, che dire, l'ultima strisciolina qui è già rimasta del secondo campo. La stiamo facendo in diretta proprio in modo tale che possiamo finire insieme questo campo. E diciamo che ci vuole un bel po', ragazzi, per farlo, perché non si può accelerare tanto con la mietitrice, perché sennò altrimenti si tende a perdere il raccolto. Quindi bisogna andare con la velocità programmata, che sono il tasto 1, 2, 3. Io in genere uso la velocità numero 2, a meno che non sia in discesa, che bisogna usare la velocità 1, altrimenti si rischia di perdere, diciamo, il raccolto. Quindi, ed eccoci qui, abbiamo finito, abbiamo finalmente terminato la raccolta di piselli del campo 1 e del campo 2. Quindi ottimo, direi. Adesso andiamo a depositare il tutto, sperando di non schiantarci né in un albero né nel trattore. Mi dovrebbe venire bene adesso. Benissimo, che mira, cavolo, un cecchino, il cecchino contadino. Bene, stiamo scaricando tutto, quindi ancora una volta stiamo veramente andando alla grande, direi, alla grandissima. Benissimo, adesso praticamente vorrei un attimino portare questo carico. Ecco, sono sceso a piedi, perdo ogni volta l'orientamento. Ecco qui, ci siamo ragazzi, abbiamo un bel po' di piselli da portare. Io voglio scaricarli nel silos in modo tale che poi ho paura che con l'altro magari poi non ci vada tutto dentro, quindi è meglio andare a scaricare questo primo carico. Oh là, per un pelo ci stavamo schiantando ragazzi, non so se è per un pelo, stavamo schiantando in una macchina bianca, non so se è per un pelo veramente. Metto questi qua. Bene, scarichiamo tutto. Bene, bene, bene. Ok. E questa fase anche è finita. Benissimo. Quindi abbiamo nei nostri silos. Oh, mamma, certo, poi ci cappottiamo. E abbiamo, vediamo, controlliamo un attimo. Sì. Allora, grano. Ok, piselli. Ecco qui, c'è la roba. Ecco qui la quantità. Benissimo. Ottimo, ottimo, ottimo ragazzi. Possiamo tranquillamente procedere. Quindi il tutto sembra funzionare. Noi qui stileremo, conserveremo tutti i piselli. Poi dopodiché andremo a venderli. Scaricheremo tutto dentro questo carro e andremo finalmente a vendere per ricavare quanti più soldi possibili. Ci stiamo recando con la nostra mietitrice sul campo numero 3, il campo più grosso che si sia mai visto, una cosa veramente allucinante. Quindi però ci frutterà, spero, dei soldi, bei soldi questo campo. Eccoci qua. Quindi ci siamo.
E si inizia a lavorare, ragazzi. Si inizia a lavorare su questo campo, che è una cosa veramente sconfinata. L'ho preso apposta, è costato al di là di Dio. E quindi guardate che meraviglia. Non so se rendo l'idea. Qui stiamo prendendo il tutto. La grafica è veramente bella, mi piace molto come colori, come grafica. È molto, molto bello questo gioco. Spero che non lo abbandonino e che facciano tante novità, perché al di là di mettere altri trattori, ma proprio come modalità di gioco, anche delle missioni che mancano totalmente nel gioco libero. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci qui, ragazzi, alla fine del raccolto. Insomma, abbiamo raccolto veramente tutto. Guardate questo campo sconfinato, incredibile. E abbiamo raccolto un bel po' di piselli. Insomma, adesso finiamo quest'altro piccolo pezzetto e vediamo quanto abbiamo accumulato nel rimorchio del trattore. Benissimo, abbiamo finito tutto. Fermiamo la mititrebbia. Ok, ho posizionato qui il carro. Quindi vediamo, finalmente, ragazzi, finalmente abbiamo finito. È stato veramente duro. Allora, V, ok, mettiamo dentro altri 1000 kg. Sono curioso di capire chissà quanto abbiamo totalizzato solo con un campo. Lo sfizio di vedere questo campo grande come quanto è venuto. Allora, ragazzi, 8540, niente male, 8540. Io direi vado a prendere tutto il carico, quello, anche quello che ho nel silos. Ma credo di non farcela, però forse riesco a riempirlo, forse ne rimarrà un po', però vabbè. Perché massimo la capacità dice 14.000, ma non arriva mai a 14.000 se non sbaglio. Adesso scarichiamo tutto e poi ricarichiamo e vediamo quanto riusciamo a metterne su. Anzi, non c'è bisogno di scaricare, secondo me riusciamo direttamente ad aggiungerlo su questo. Adesso proviamo. E poi, ragazzi, cosa si farà? Si andrà finalmente a vendere. Quindi così avremo la possibilità poi di comprare altri attrezzi. Insomma, le meccaniche del gioco sono queste, ve le ho fatte vedere. È molto interessante e divertente questo gioco. Allora, invio. Inizia a scaricare. Abbiamo 5 tonnellate, quindi ok, iniziamo a scaricare. Vediamo un po' cosa succede. 9.000, 10.000, ragazzi. 10 tonnellate, 11 tonnellate, 12 tonnellate. Mamma mia, ragazzi, 13 tonnellate, 14 tonnellate. Una cosa mostruosa. Mamma mia, non ce la fa quasi a camminare. Adesso, ragazzi, andiamo a vendere, insomma, questo grandissimo carico che abbiamo fatto, per vedere insomma quanto ci frutterà. A fra poco. Ed eccoci qui, ragazzi, arrivati al negozio di vendita, quindi col nostro super carico incredibile. E bene, ci dirigiamo verso, proprio per vendere tutto questo carico. Allora, prima cosa voglio vedere le finanze, il nostro bilancio, quanto equivale. Allora, F3, abbiamo praticamente 16.528 euro. Adesso scarichiamo tutto e vediamo quanto guadagniamo. Forza, dai, 17.000 euro, ragazzi, 18.000 euro, ragazzi, fantastico, 19.000 euro, 20.000 euro, 20.000 euro, ragazzi, 20.500. Però, niente male, dai. Benissimo, possiamo quindi anche comprare altre cose. Insomma, adesso che abbiamo 20.000 euro, possiamo permetterci tante cose carine. Allora, mi sa, per ritornare dobbiamo riandare da quest'altra parte. Vediamo. Va bene, ragazzi, diciamo che detto questo, quindi si procederà, insomma, comprando degli attrezzi che ci permetteranno di mettere più metri di grano, di arare più metri di grano, di coltivare più metri di grano. Dopodiché si passeranno a comprare magari mietitrici più potenti, più grandi, comprare carri che
possiamo caricare di più, insomma, questi carretti invece di 14.000 kg, 14 tonnellate, magari ne porterà 25. Quindi tutti questi aspetti, però le meccaniche di gioco per adesso sono sempre quelle, quindi io direi di finire qui questa serie di su Professional Farm 2014, perché poi non ci sono novità. Si tratta soltanto di andare quindi a comprare tutti questi campi mano a mano che ci sono in giro, ma le meccaniche sono quelle, non è prevista ancora raccolta di altre cose come le patate, come altri elementi che cambierebbero attrezzi, altre cose. Abbiamo visto come si coltiva il grano, abbiamo visto come si fanno le balle di fieno, abbiamo visto come si coltivano i piselli, insomma, come si raccoglie, come si fertilizza, quindi abbiamo visto tutti i passi. Adesso nel gioco l'unica cosa è fare sempre più soldi, insomma, e comprare gli altri campi. Quindi direi con questo abbiamo finito questa piccola serie, spero vi sia piaciuta, io mi sono divertito moltissimo con voi, vi ringrazio per essere stati qui con me. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, vi ringrazia, a presto e ciao.